Siccome Parenzo si chiede sempre: ma cosa starà facendo? Cosa starà dicendo la signora Barbuto? La signora azzurra Barbuto? Non me lo chiedo veramente mai. Però la chiamo, però la chiamo. Però la chiamo, dai, chiamo. Pronto? Azzurra? Chi è? Sono Giuseppe, ultimo tentativo. Ultimo tentativo. Giuseppe. Sì, Azzurra, però è vero che vuoi portare in tribunale David? Certo che è vero, ho raccolto tutto, guarda tutto. Aspetta, mando altri dati se vuole però. Non come mi va di parlare. Come sta la gatta intanto e la nutria? Come stanno gatta e nutria insieme? Guarda, della nutria non so, la mia gatta, nonostante gli auguri di morte che sono stati espressi nella vostra trasmissione. Questo, sì, ma non da me però questo. Di malattia e di morte nei miei confronti, nei confronti della mia gatta. No, malattia sua mai. È sopravvissuta. Nessuno, signora, cara gentile signora. Anche perché io credo che il bene vinca su tutto. L'amore vince sempre sull'odio. Portare Davide in tribunale, non ho capito che ti ha fatto. Perché allora ovviamente io ho commentato in un sistema, le sue, in un sistema democratico, lei fa la giornalista, no? Giusto? Contestare e sì, confutare sì, le idee altrui. Esatto, tuttavia esatto, non occorre scadere nell'insulto, nella denigrazione. Ha detto anche persona. lei stessa si è definita una stronzetta della prima telefonata. Lei stessa a denigrare e a mettere in ridicolo alla berlina la mia in ridicolo persona. Sicuro in ridicolo si rende ridicola appunto, lei non io appunto, questo le sue appunto, le sue, vedi, quando vedi, c'è allora, un titolo, sì cara, riguarda, famiglia assente, riguarda, virgola, figlia allo, allora, allo sbando, lo stupro se, viene da sé. Ma io dico è un che giornalista, va so, allora no, sa come funziona. Lei è una giornalista? Redazioni. Lei è una le giornalista, signora? Una giornalista, ha ragione. Io sono una giornalista, ti posso fare le lezioni zito di giornalismo. Ha ragione chi? Ha ragione la Barbuto. La Barbuto mi fa lezioni di giornalismo sì, a me? Assolutamente sì, ma a me? Cioè, a me? Chi scrive il pezzo a me? Chi titola il pezzo? La sì, certo, che ma lei è d'accordo con quel titolo? Giornale, ma lei è d'accordo con quel titolo? Titolo? Ma lei risponde. È d'accordo con quel titolo? Allora, risponda alla mia domanda, giornalista. Lei è d'accordo? Rispondo, non ho altre domande. Fallo parlare, falla parlare. Io bene, sono d'accordo bene, con quello che ho scritto nel bene mio pezzo. E il titolo lo rispecchia anche? Giuseppe, il titolo lo rispecchia? No, il titolo è provocatorio nello stile di libro. Ah, ecco, io critico anche quello. E io lo critico. No, no. Ma che c'entra? Ma che c'entra? Ma attaccare da chi? Lei si fa attaccare da sola, signora Barbuto. Ma non scateno nessuno, ma guardi cosa mi scrivono i suoi amici di Libero. Ma non le scateno. Guardi, gentile signora. Gentile, gentile signora della vittima, come se fosse una cosa normale. Gentile signora, su questo ha ragione. Gentile signora, ragazzi, silenzio. Scusi, su questo no. Mi scusi, gentile signora, se io non sono d'accordo con una cosa che ho scritto, chiamo il direttore e gli dico: hai fatto un titolo del cazzo, cosa no che lei non ma ha fatto. Titolo, io quindi critico l'articolo e il titolo, ed è un mio diritto. La provocazione, la provocazione, io la critico. È un mio diritto, stai zitto, è un mio diritto. Io sul mio sito, è un mio, ma quale sito, ma quale finestra? Ma quale finestra? Con un altro titolo. Sì, ecco, vabbè, viva. E allora se la prenda con Feltri. Se la prenda con Feltri. Scusami, se la prenda, ma che ovviamente del giornale, di cui io non sono responsabile. Allora perché non l'ha fatto togliere? Perché non l'ha? Ma che di? Ma allora lei la coda di paglia, ma allora lei ha anche la coda, cara la mia Barbuto, le insegno una regola allora, base del giornalismo. Scusami Davide, stai zitto un attimo, Davide, stai zitto. Potresti spiegare come funziona? Allora Davide, cortesemente, posso cortesemente spiegare, Davide, devi stare zitto però, no, devi stare zitto, una cosa, devi stare zitto un attimo, devo spiegare. No, devi stare zitto un attimo, la questione è molto semplice. Ha scritto un articolo in cui bene chiaramente non c'è una parola, una parola. È una difesa di quella ragazza, è una difesa. Ha una difesa a modo suo. In luce peraltro che è stata torturata, seviziata, sequestrata dallo stupratore, una ragazza chiaramente sola e abbandonata a se stessa anche dalle amiche, da quelle che credo, amiche. Ma se io perché scrivo su un giornale, scusi signorina Candida Bella, amiche, cara signorina Azzurro, signora Azzurra, aspetta, Azzurra, aspetta, Barbuto, scusi, le spiego una regola di base, visto che lavoriamo tutti in aziende lei editoriali. Lei deve spiegare le sì regole, lei che fa bullismo, anziché sì, nessun bullismo, io faccio le polemiche, rispondo alle sue polemiche. Rispondo alle sue polemiche. Vada a vedere 15 anni di carriera e non mi rompa i coglioni. Guardi 15 anni di carriera, signora Barbuto. Barbuto, 15 anni di carriera, vada a vederla, non me la faccio giudicare da una Barbuto qualunque. Gli strascichi della
la sua cattiveria. Purtroppo Parenzo è abituato a cosa, soggetti cara? Che accettano la mortificazione. Esatto. Ma quale mortificazione? Ma di cosa parla? Io sono è una polemica giornalistica. Quale bullismo, barbuto? Infatti, quale io non sono mai scaduta nell'insulto, ma lei... nell'offesa, nella denigrazione. Ma quale denigrazione? Scusa, io posso rimanere del parere che lei ha scritto delle cose agghiaccianti. Parenzo, tu hai detto. Dirlo, è lecito, dillo. Agghiaccianti, l'ho detto, l'ho sempre detto, agghiaccianti. Parenzo, tu hai detto che lei ha insultato. Parenzo, tu hai detto che lei ha insultato. Parenzo, tu hai detto che lei ha insultato la madre. Certo. Non è vero, no? Certo. La madre del bambino morto in mare. Non l'ha insultato. Del bambino morto in mare. Non l'ha insultato. È un'opinione nei suoi cosiddetti articoli, nei suoi articoli è come se avesse insultato la madre, gliel'ho spiegato perché primo io non faccio bullismo, rispondo a polemiche giornalistiche. Libero è un giornale che vive di polemiche. Lei senta Woodward, senta, mi dia retta un istante, Pulitzer, mi ascolti un istante, Pulitzer, mi ascolti. Allora, il suo giornale vive di polemiche, quindi non vuole? Mi rompa i coglioni, allora, quindi non mi rompa io, i coglioni, detta con un linguaggio che il suo direttore capisce. Te l'hai fatta passare come ha una razzista. Ha scritto delle cose che magari il razzismo è una roba seria. Il razzismo è una roba seria. Le considerazioni che lei dando la responsabilità alla madre. In alto mare. Senta, col brutto signor, tempo. Avanti ancora certa. Col brutto tempo. Vabbè, scusi se non può arrivare con l'aereo. Chiediamo scusa se non avrebbe potuto arrivare con l'aereo in business class della Lufthansa. Questa cara è signora, la solita posizione. Comunque, che oppongono gli immigrazionisti. Allora, chi immigrazionisti? I buonisti immigrazionisti. Miau, 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 miau. Gli immigrati che stanno in mezzo alla strada. Sì, faccio qualcosa. Sì, abbandonati al loro ma non che dica cosa fa? Vabbè. Io faccio. Lei salva io le nutrie. Lei salva le nutrie per strada. Che io e va benissimo. Sì, per le nutrie va a aiutare lei per strada. Le nutrie anche, va benissimo. Per me qualsiasi forma di vabbè vita deve e essere poi rispettata. Ho ironizzato su un suo post in cui lei si prendeva cura di una nutria il giorno dopo aver parlato così della madre vabbè, del bambino morto in mare. Okay, semplicemente questo. Se questo invece è bullismo, lei, signora mia, mi va porti bene in tribunale che facciamo ridere i suoi amici magistrati. Questa è un'azione di persecuzione nei miei persecuzione confronti. Signora mia, signora, volta la parola ridicolizzarmi. Ma certo, ma ridicolizzarla si ridicolizza. Signora, si ridicolizza io da sola. Soggetti come Parenzo che mi vengono a bullizzare. Mamma quando mia io non do confidenza a nessuno. Mamma vabbè mia, nessuno dà confidenza. Ma che vuol dire no, dare confidenza? Nessuno. Lei è un personaggio pubblico a perché nessuno scrive. Quando e io la critico per volta quello che scrive, come criticano me. È legittimo ancora nella Repubblica lei dei Barbuto o no? Quello che io scrivo, ma appunto non la mia persona. Ma chi critica? Io ho ironizzato su di lei. È ancora vabbè un diritto farlo perché lei è un personaggio grazie pubblico. Azzurra, ciao. Ciao. In tribunale. Chiarire ciao cosa? Tribunale. La nutria, come sta? Tribunale. Tribunale. È sempre divertente sentirti battagliare con Giuseppe, la barbuta. Io vado via, sono le 20:49, Giuseppe. Vado a salvare una nutria, Giuseppe. Diglielo tu, Giuseppe. Vado a salvare una nutria. Comunque il titolo non l'ha fatto lei, paese, non l'ha fatto lei. Ma chi non se l'ha ne frega lei se scrive su quel giornale, dato... prende il telefono, chiama il direttore e gli dice: Feltri, il titolo che hai fatto sul mio pregiatissimo articolo è una stronzata. Invece la signora non l'ha detto e ha difeso anche quel titolo. Quindi vabbè che volete da me? Fermi tutti, italiani! Italiani!